Ciao amici, ciao a tutti, eccomi qua, Firas Armandi, il vostro amico personal trainer. Ai tempi del coronavirus bisogna inventarsi qualcosa per continuarsi ad allenare a casa. Quindi oggi questo video tutorial vi spiegherà come crearvi dei pesi. Io ho preso 5 bottiglie d'acqua, 2, 3, 4, 5. Complessivamente il peso delle 5 bottiglie piene di acqua sono 1,5 litri per 5, fa 7,5, quindi anche come peso è molto buono. Vi consiglio di prendere un'altra bottiglia da mettere in mezzo, adesso vi spiego perché, è solo momentanea. E la mettiamo in mezzo e noi abbiamo in questo momento 5 bottiglie. Io vado avanti con la mia opera e poi vi faccio vedere a fine realizzazione. Un'altra cosa che ci serve è dello scotch da scatoloni, scotch semplice. Tiro lo scotch una volta che ho fatto il primo giro, lo tiro al mezzo e il primo giro l'abbiamo fatto, ne dobbiamo fare 4 in tutti. Il primo in alto, il secondo dopo che faccio il primo giro inizio a tirarlo, il terzo in alto, adesso lo vedrete, siccome ci hanno preso il contropiede non possiamo neanche andare a prenderci i pesi dalla Decathlon o altro, ma poi perché buttare via soldi? Che poi quando aprono le palestre ci alleniamo con la palestra. Quindi questo peso pesa precisamente 7,5 kg. Ragazzi, 7,5 kg sono abbondanti, per 2 sono 15 kg. Con questo ci lavoriamo su un braccio. Ora ve lo faccio vedere come è venuto. Vedete la bottiglia e mezzo che io ho messo, la tolgo via. Adesso la tiro via un attimo che vi prendo anche l'altro, l'ho già fatto anche l'altro. Ne abbiamo fatti 2. Quando avete finito di allenarvi tirate sempre via la bottiglia in mezzo e rimettetela. 1, 2, tolta. Mi sono bagnato un po' la mano, ma ora mi asciugo. Vado dentro con la mano, prendo, guardate, e possiamo iniziare a fare bicipiti. Sono 7,5 kg a braccio, ok? Possiamo lavorare le spalle, nessuno ce lo proibisce. Alzate laterali, alzate frontali, spinte in alto. Fare lo squat e quindi ecco 7,5 7,5, 15 kg, senza paura. Finito di allenarvi, consiglio che vi do, riprendete le bottiglie e le rimettete dentro, voilà, 1 e 2, 5 bottiglie da una parte, 5 dall'altra. Sono piene d'acqua, sono bottiglie utilizzate da rubinetto. E detto questo, amici, vi saluto, seguite i miei consigli se vi fa piacere e condividete il video se lo trovate bello. E nel prossimo video andremo a fare degli esercizi con queste stesse bottiglie che abbiamo creato, e quindi per mantenerci in forma finché non aprono le palestre. Saluto a tutti. Abbasso il coronavirus, viva mantenersi in forma. Ciao.